Come ogni settimana diamo notizia degli appuntamenti della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Sabato 24 aprile alle ore 19 nella Cattedrale di Molfetta si svolgerà la messa crismale nel pieno rispetto delle regole anti-Covid. La celebrazione, che concluderà anche la visita pastorale di Monsignor Domenico Cornacchia, sarà trasmessa in diretta streaming sui canali diocesani. Il 25 aprile, domenica del Buon Pastore, si celebra la 58esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che quest'anno invita a riflettere sul tema «La santificazione è un cammino comunitario da fare a due». Mercoledì 28 aprile, penultimo appuntamento di Rigenerazione Giovani, il percorso della pastorale giovanile e del progetto Policoro, che ha approfondito gli spunti e le sollecitazioni dell'enciclica Laudato Si. L'attenzione sarà rivolta al sesto capitolo dell'enciclica, dedicato all'economia civile. Interverrà Fabrizio Guglielmi, presidente dell'APS Forum di Agricoltura Sociale, sezione Puglia, che ha cofondato nel 2016. L'appuntamento è dedicato ai giovani dai 18 ai 35 anni e si terrà alle ore 20 sulla piattaforma Zoom. Giovedì 29 aprile alle ore 19:30, in modalità streaming sul sito diocesano, verrà presentato il quaderno numero 63 di Luce e Vita. Ho qualcosa da dirvi, lettere di preadolescenti ai genitori a cura di Luigi Sparapano, esito di un progetto didattico di educazione affettiva. La serata è promossa in collaborazione con la scuola Cotugno Carducci Giovanni XXIII di Ruvo ed è rivolta ai genitori di preadolescenti. Interverranno professor Francesco Catalano, dirigente scolastico, la professoressa Loredana Perla, docente di pedagogia presso l'Università degli Studi di Bari, Luigi Sparapano, curatore del volume, e sarà moderato l'incontro dalla professoressa Francesca Sorino, docente di lettere. Dal 1 al 16 maggio si svolgerà sui canali social della Diocesi il 16° Festival della Comunicazione, promosso dalle Paoline e dai Paolini, in collaborazione con la Diocesi di Molfetta e la Diocesi di Rieti. Sul sito diocesano è disponibile il calendario degli eventi. Sfogliamo ora insieme il settimanale diocesano, Luce e Vita, numero 17, di domenica 25 aprile 2021. La prima pagina del giornale è dedicata questa settimana alle parole che il Vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia, ha scritto in occasione del 50° anniversario dalla fondazione della parrocchia Santa Maria della Stella di Terlizzi. Identità, compito, missione. Tre parole che risuonano come un invito alla comunità a riflettere e a lasciarsi provocare per comprendere l'identità più profonda della parrocchia. Nelle altre pagine del giornale un focus sulla storia della parrocchia attraverso le parole dei parroci che si sono succeduti in questi 50 anni e la volontà dei vescovi che hanno voluto e consentito che si costruisse il nuovo edificio sacro. Nell'ambito della rubrica L'anima del mondo dentro la storia e la geografia, curata dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, il giornale presenta le realtà dei presidi dell'Associazione Libera, presenti sul territorio diocesano. Libera Molfetta, dedicata a Gianni Carnicella, Libera Terlizzi e Libera Giovinazzo, dedicata a Michele Fazio. Infine, nel giornale questa settimana, anche le pagine dedicate ai giovani lettori, curate dalla redazione di Luce Vita Giovani, che si sofferma su come i giovani stanno trascorrendo il tempo delle restrizioni, e Luce Vita Ragazzi, dedicato alla giornata della Terra. Auguriamo a tutti voi una buona lettura.